non cedete mai agli idoli del momento, vale a dire alle frasi fatte, alle frasi convenzionali, rifletteteci con il vostro pensiero e con il vostro e con la vostra capacità intellettuale. Ma cosa hai messo nel caffè? Nel riascoltare questo passaggio dell'ultima lezione del professor Federico Caffè, il pensiero, sia pure involontariamente, ci riconduce all'augusta figura del Presidente del Consiglio. L'economista e cattedratico pescarese infatti lancia un monito: fate attenzione, avverte Caffè, agli idoli del momento, a quelli che di solito esternano frasi fatte, frasi convenzionali, e la percezione diviene poi certezza quando, bontà sua, Mario Draghi pontifica al cospetto delle telecamere. Le mie preoccupazioni sono le vostre preoccupazioni. Il mio pensiero costante è diretto a rendere efficace ed efficiente l'azione dell'esecutivo nel tutelare la salute. Il migliore allievo di Caffè, per forza, che era post-keynesiano, come Caffè, come me e come tutti gli altri della nostra scuola. L'economista Nino Galloni, senza celare la sua amarezza, così ricorda il comportamento enigmatico di Draghi nei confronti del suo maestro. Caffè lo considerava il suo allievo più promettente, finché un giorno disse a un orecchio: Draghi ci ha abbandonato. Se c'è un veleno, morirò, ma sarà... Il modello post-keynesiano gli va stretto. Ed è così che Draghi molla Caffè, il suo maestro, volta le spalle ai compagni, passa col nemico, cambia pelle e diventa neocapitalista. Il liquidatore dell'industria pubblica italiana quando era direttore generale del Tesoro. Immaginati che cosa farebbe la Presidente del Consiglio dei Ministri. Svenderebbe quel che rimane. Finmeccanica, Lene, Leni... di essere il nuovo Presidente del Consiglio se glielo chiedesse Berlusconi? Lo farebbe un governo con Salvini? Ma cosa, lui non lo fa il governo, non è un politico! Dai, sta zitto! Via! Basta! Un vile affarista! I dati nazionali rimangono il riferimento dei nostri cittadini, ma nelle aree definite dalla loro debolezza cedono sovranità nazionale. Non si può nominare Presidente del Consiglio dei Ministri chi è stato socio della Goldman Sachs, grande banca d'affari americana. Ma Draghi con chi sta politicamente? Con tutti e con nessuno, soprattutto con se stesso. Guarda dritto al centro, sorride a sinistra, talvolta concede una strizzatina d'occhio pure a destra. Il premier è talmente globalizzato che in queste immagini lo vedete discorrere al Policlinico Gemelli in un solitario faccia a faccia con il cardiochirurgo professor Crea. Well, thank you professor Crea. Che strano, Draghi è romano, Crea calabrese, sono soli, ma rispetto alla lingua di Dante preferiscono conversare con quella della perfida Albione. Che diranno i sovranisti? Poco importa, Super Mario corregge subito il tiro, basta con i vocaboli d'Oltralpe. Babysitting. Chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole inglesi, questo... Yeah.